Bentornati su Radio Kill. Notate qualche interferenza? E perché stiamo parlando di un film post-apocalittico. Che arte, proprio una forma d'arte. Non a caso l'abbiamo messa sul gatto, sul tetto che sbotta, come distruggere un film e vivere felici. Perché ci avete sempre detto, perché non fate recensioni di qualche film tratto dalla piattaforma? E soprattutto cosa di mainstream, da, non da autore, ma che comunque abbia una sua baldanza, chiamiamola così. E abbiamo scelto un titolo. Quindi siamo andati a prendere la top 10 di Amazon Prime Video. Grazie, cosa è venuto fuori? E c'è questo capolavoro! Vai! E godetevelo, vedete il trailer. Please, hide. It's okay. I'm not gonna hurt you. We found the cure. He wants to have it. The one controlling the vaccine controls the virus, and the one controlling virus controls life. Why are you telling me this? Because I am the vaccine. It's in my blood. You just brought a lot of problems to my cabin. We're looking for... La trama? In un prossimo futuro nel quale l'umanità è stata per gran parte decimata da un virus letale, la società è crollata e la violenza regna per le strade. Le stesse forze speciali, coloro che in principio avrebbero dovuto ergersi a difesa dei più deboli, hanno visto al loro interno delle derive autoritarie. Soldato un tempo facente parte di questi team potenziati, John Wood ha pagato in prima persona il brusco cambiamento di rotta da parte di commilitoni superiori quando sua moglie Emilia è stata uccisa a sangue freddo. Sono ormai trascorsi 3 anni da quel drammatico giorno e John si è ritirato a vivere in una balta in mezzo ai boschi. Non a caso, il suo nome tradotto in italiano verrebbe Giovanni Bosco, il che potrebbe quasi rimandare alla storia ecclesiastica nostrana. Ma lasciamo stare. Dove conduce una solitaria esistenza da taglialegna, ma va? Un giorno si imbatte in una giovane donna ferita, Maria Johnson, e decide di accoglierla tra le mura di casa, ignaro che questa sia la portatrice di un potenziale vaccino che potrebbe salvare il mondo intero. John si ritroverà così a fare i conti con il proprio passato e con alcune vecchie conoscenze nel tentativo di proteggere la ragazza ad ogni costo. Cazzo, ci ho dovuto chiamare a trama, ci vuole del coraggio. Noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Viva la merda! Partendo dal presupposto che noi due di fantascienza distopica, che si tratti di letteratura, fumetti, videogame, cinema, tv e animazione, ne mastichiamo da un po' e ne capiamo anche qualcosina. Abbiamo i nostri preferiti e certo non sono sempre gli stessi per entrambi, eh? Ne abbiamo visti, ne vedremo ancora bizzeffe e concordiamo almeno sul fatto che non tutti siano eccellenti. Ma anche se ci sforziamo, recensendo questo Last Man Down, ci viene difficile ricordare un prologo più sconclusionato che getta lo spettatore in un background improvvisato, senza capo né coda, con l'introduzione a questo mondo in collasso affidata a veloci scambi da tutti e tra i personaggi, alle prese con una paradossale situazione di stallo nella quale il pubblico prova a raccapezzarsi su quanto stia effettivamente accadendo. Un incipit che apre le porte a un racconto altrettanto strambo e improbabile, che tenta di rinvigorire l'action di matrice distopica con svariate citazioni ai classici e un machismo tipicamente ottantiano. Sarebbe machismo, ma vabbè. E i due titoli che tornano più alla memoria sono Cyborg di Albert Payun e I nuovi eroi di Roland Emmerich con l'atleta marziale belga Jean-Claude Van Damme, oltre a Commando di Mark Lester, che era già molto meglio, con il collega tirolese Arnold Schwarzenegger, ma anche quel terrificante live action del ritorno di Kenshiro di Tony Render. Questo te l'eri dimenticato, vero? E preferivo. Ma anche risultando fuori tempo massimo e ricevibile ai giorni nostri, soprattutto perché è realizzato con un budget ai minimi termini, sul quale in web nessuno si è mai sbottonato, forse per timore di sberleffi, però sappiamo con certezza quanto è incassato nell'home video, ossia $3,081 di vendite in DVD e $4,129 di Blu-ray, per un totale di $7,210 totali nel mondo. Quindi possiamo brindare, ma con la dovuta misura. E direi di sì. Il vino l'abbiamo finito, c'è rimasta solo l'acqua del bronzino. Però con parsimonia. Persino per una produzione britannico-svedese e per la totale mancanza di idee che ha la sempre più assurda sceneggiatura. Firmata a quattro mani da Andreas Vassaug con il regista Fansunige, nome che se lo leggi in dialetto ligure suona un po' come Fasunite, vale a dire per da balle. Top, grazie. Getta in faccia allo spettatore senza preoccuparsi di essere anche soltanto un minimo coerente. Essi muoiono. Lui vive, purtroppo. Un protagonista monolitico, interpretato dal culturista norvegese Daniel Stisen. Anche produttore esecutivo, va che culo. E una controparte femminile altrettanto anonima. La bionda Olga Kent. Affrontano un'orda di comparsi in serie, mera carne da macello che si frappone fra loro e il cattivissimo Villain. Sulla cui reale identità pende un colpo di scena ben più che ridicolo, antecedente alla tragicomica resa dei conti finale.
rese dei conti che prepara il campo, secondo la peggior tradizione, ad un sequel del quale, per fortuna, ad oggi non si è più venuta notizia. Al contrario, ne abbiamo avute notizie. Ma porca... Si diceva che è ancora in fase di sviluppo, ma un Last Man Down 2 vedrà probabilmente la luce. Il nostro ha un armamentario delle grandi occasioni, con mitra, fucili precisione, d'assalto, granate, archi e quant'altro, ma spesso decide di impugnare unicamente il suo, appunto, l'arco e la freccia per eliminare l'avversario di turno. O un'ascia. Mm-hmm. C'è anche l'ascia. Sì, 9,99€ al brico. Un piano è grande quando sono grandi gli strumenti che usi per realizzarlo. Scusami, cosa? Successo significa avere gli strumenti per farcela da solo! I muscoli spaventano gli uccellini. Tra istinti citazionisti è un totale nonsense, a metà tra Big Game, Caccia al Presidente di Jean-Marie Lander e i peggiori epigoni del cinema in genere italiano degli anni Ottanta. Tra i quali il plagio dei plagi, ovvero Terminator 2, Shocking Dark di Vincent Dawn, alias Bruno Mattei, di cui Vic è riuscito a piazzare una VHS nuova di zecca in Canada pochi mesi fa. Tornando a parlare di cose serie, insomma, la cosa peggiore di questo capolavoro è che l'operazione non si prende mai in giro, avulso da qualsiasi autoironia, elemento che rende ancora più stagnante la rudimentale messa in scena ed ancora più risibile sceneggiatura. A peggiorare ulteriormente la situazione, il continuo uso di frasi fatte da parte del protagonista, a richiamare un suddetto immaginario ben fuori dal tempo massimo. Sono un uomo pronto alla guerra che prega per la pace. La paura è un'illusione. Solo la morte per sempre. Se acquisti uomo da uomo, potrai beneficiare di un pratico kit contenente il rasoio uomo da uomo, sviluppato da uomini per uomini. La custodia protettiva è un cazzo di martello pneumatico Bosch GSH-11 da 1500 watt e 16,8 joule. Perché non c'è niente di più maschio di un qualcosa che... E queste sono soltanto alcune delle perle che il granitico John Wood, con tanto di volto pittato d'ordinanza nel momento della guerriglia in campo aperto tra i boschi, ci regala nel corso degli 80 minuti di visione. Ecco, forse l'esigua durata è solo un fattore positivo che riusciamo a trovare in un film così dozzinale e telefonato, che non sfrutta la potenziale apoteosi trash a dovere, prendendosi invece troppo sul serio, tra slanci melodrammatici assolutamente inutili e rivelazioni scioccanti, telefonatissime, flashback spiegoni, scene rallentatore, elementi che fanno di Last Man Down un polpettone senza arte né parte. In altre parole, Last Man Down è un action movie di serie WZ, ambientato in un contesto distopico, fin troppo generico, dove, oltre al basso budget... Che non sapremo mai qual è perché non lo vogliono dire. Ma che lo sa, $5, poco più. Giù di lì, 50. Si accompagna una recitazione dozzinale, una miriade di frasi fatte, a citare un immaginario tipico, senza consapevolezza e nemmeno la necessaria autoironia. Supportate da personaggi e cast monodimensionali in una sceneggiatura che scavalca in più occasioni la soglia del ridicolo involontario, senza tuttavia che le risate facciano capolino e intrattenere lo spettatore in cerca del puro trash. E a vedere Last Man Down ti incazzi almeno un paio di volte. Quando lo stai vedendo... Sembra che non ti venga il colpo di sonno. Ed è raro. E quando ripensi che forse il plagione Terminator 2 di cui sopra non fosse un'alternativa così spiacevole. Ed eccoci tornati seri. Allora, questo capolavoro l'abbiamo visto due volte. Nel senso che lui l'ha visto tutto al primo colpo, io la prima volta l'ho detto benissimo e l'ho dato una chance la seconda volta. Era meglio la prima, non proprio per me. Allora, come la trama è scritta su un francobollo. Su un'unghia, di una minuta, scusa. Siamo onesti, dai, non ha un senso la trama, gli attori, chiamarli attori è un insulto alla scuola di recitazione, gli effetti speciali, la computer graphics, dove c'è proprio assenti giustificati, no, ci viene nostalgia della robaccia che abbiamo girato noi negli anni 70-80, quello sì. Tutta proprio fisso proprio. Sì. Allora io vorrei far notare ai migliori fra di voi gli spaghetti western che avevano dei titoli meravigliosi, tipo Testa Tamalso, Processo Morto, Mi Chiamano Alleluia, Indio Blanco, sai che ti dico, sono gran figlio di lì. Ecco. Per dirne alcuni. Quelli avevano una trama. Una baldraccanza, via. Ecco. Questo nulla, il nulla. Nulla cosmico.
No. Lei non è neanche toppa. Cioè, scusa. No, ma non è compresso, complesso. È tutto nell'abbonamento di Amazon Prime, lo puoi vedere tranquillamente quante volte vuoi. Sì, c'è anche la pubblicità. La pubblicità è la cosa più interessante, forse. Io, cioè, un pensierino ce lo farei, la rimanderei in loop proprio per evitare di passare. Ti diverti di più. Senza dubbio, ragazzi, cosa veramente una baccata imbarazzante. Beh, adesso speriamo nel secondo, vediamo se è meglio. No. Alla prossima. No. Basta, fin da te, basta. Per adesso. Ciao.